Immagina che stai per giocare la partita più importante della tua carriera. Aspettavi questo momento da tutta la vita, ma all'improvviso dagli spalti un cecchino ti punta e poi... Aspetta un attimo! Non possiamo cominciare subito con questa storia assurda. Iniziamo prima dal più grande fan di Cristiano Ronaldo. Questo ragazzo fa una cosa talmente tanto strana che è illegale. È cominciato tutto quando Cristiano si trasferì al Real Madrid nel 2009. All'epoca, un bambino di nome Shanta era davvero appassionato per il calcio. Ha iniziato guardando le incredibili reti di Ronaldo, le sue modelle pazzesche e anche le sue macchine costosissime. Insomma, era davvero pazzo per Cristiano ed aveva un unico desiderio: diventare esattamente come lui. Nel vero senso della parola, si fece operare per diventare esteticamente uguale a Ronaldo. Ha comprato anche ogni singola divisa del portoghese. Inizialmente sembrava un normalissimo fan, ma poi si scoprì quanto fosse malato per lui. Ogni singola mattina si appostava davanti al campo del Real Madrid solo per vedere Cristiano Ronaldo allenarsi. Ha anche iniziato a postare foto su Instagram identiche a quelle di Ronaldo e addirittura obbligò il suo fratellino a posare come Ronaldo Junior. Ha anche recentemente cominciato ad allenarsi per diventare un professionista. Se fossi Cristiano, comincerei a preoccuparmi seriamente. Passiamo ad un'altra leggenda del Real Madrid. Sapevi che Modric, prima del suo 7° compleanno, stava per morire? Il piccolo Luca nacque in un villaggio della Jugoslavia nel 1985. I suoi genitori erano talmente tanto poveri che dovevano lavorare tutto il giorno in una fabbrica. Però non riuscivano comunque a comprare abbastanza cibo e quindi obbligarono loro figlio Luca a trasferirsi dal suo nonnino. Questa fu una delle scelte peggiori che potessero mai fare. Ogni giorno Luca rischiava la vita perché viveva nel bel mezzo di una guerra. Non poteva neanche dormire di notte a causa del suono delle bombe. Per sua fortuna, il nonno sapeva come rassicurarlo. Lo portava a pescare e si divertivano insieme. Lo ha anche incoraggiato a giocare a calcio. Un pomeriggio Modric decise di tornare a casa presto e si mise ad aspettare che suo nonno tornasse. Le ore passavano, ma di lui non c'era traccia. La verità era che mentre il nonno stava tornando a casa, nella via accanto, i ribelli decisero di attaccare. Lo stesso Modric ha dichiarato di aver visto dalla finestra suo nonno morire. L'intero paese era sotto attacco. Luca riuscì a scappare in un hotel e da quel giorno decise che sarebbe diventato un calciatore professionista per onorare il suo caro nonnino. Passiamo al prossimo giocatore. Sapevi che Neymar ha quasi mandato la sua famiglia per strada? La famiglia di Neymar non è mai stata ricca. Facevano addirittura fatica a procurarsi da mangiare. Un giorno suo padre non aveva tempo per pagare la bolletta dell'elettricità, dunque decise di mandare Ney a pagarla. Nonostante fosse ancora un bambino, sicuramente sapeva quanto fosse importante pagare la bolletta. Accettò subito l'incarico ed uscì di casa. Mentre stava camminando, però, vide una lotteria con in ballo una costosissima macchina, dunque decise di andare subito a ballarsi i soldi della bolletta. Una volta pagato, il signore gli disse che domani avrebbero estratto il vincitore. Neymar tornò a casa e non riusciva a dormire. Continuava a pensare solamente alla sua nuovissima macchina, che avrebbe potuto vincere da un momento all'altro. La mattina seguente un signore bussò alla porta di casa sua. Neymar scese dal letto e corse subito ad aprire. Trovò una macchina parcheggiata lì davanti. Peccato che fosse il veicolo aziendale della compagnia elettrica che stava per togliere l'elettricità dalla casa. Sono sicuro che poi ci abbia pensato suo padre a dare una bella lezione a Neymar. Ora parliamo di Ibra. Nel 2019, quando giocava ancora per il Galaxy, Zlatan fece un errore che lo stava per uccidere. Continuava a darsi arie in continuazione e diversi tifosi non lo sopportavano. Prima del suo 38° compleanno, decise anche di farsi un bel regalino. Zlatan desiderava una Ferrari Monza SP2 e quindi la comprò per $1,5 milioni. Il problema era che Ibra è famoso per non saper parcheggiare. Lascia sempre l'auto in posti orrendi che attirano l'attenzione di tutti. Un giorno parcheggiò addirittura in mezzo alla strada, ma non sapeva ancora che un maniaco lo stava tenendo d'occhio. Questo signore era ricercato per diversi omicidi e voleva porre fine alla vita di Zlatan. Non appena lo vide, provò a sparargli un colpo. La polizia intervenne subito e riuscì ad arrestarlo. Ha successivamente dichiarato che il suo scopo era eliminare Zlatan per diventare famoso. Si è dimenticato però che è la morte ad aver paura di Zlatan e non viceversa. Conosci la maledizione di Ramsey?
molti tifosi hanno associato a lui la morte di diverse persone. Nel 2009 Ramsey era una stella dell'Arsenal. Segnava raramente, ma non sapeva che ormai era diventato un killer. Inizialmente sembrava una normalissima coincidenza, ma poi i fan hanno notato che ogni volta che segnava un gol, una celebrità moriva. A volte succedeva lo stesso pomeriggio e altre dopo un giorno. La cosa divenne talmente tanto seria che ci furono diverse petizioni per farlo smettere di giocare a calcio. Passiamo alla prossima storia assurda. Sapevi che la leggenda Samuel Eto'o ha speso 25 milioni di euro per qualcosa che uccide le persone? Nel 2015 Samuel aveva deciso di festeggiare la sua splendida carriera comprando una mega villona in Italia, ma non sapeva ancora che stava per commettere un grave errore. Quando Samuel si stava trasferendo, molti vicini lo avvertirono della maledizione legata a quella casa. Infatti la casa era stata abitata da un archeologo e suo nipote. I due morirono tragicamente qualche settimana prima dell'arrivo di Samuel. Il calciatore però non era per niente spaventato e fece finta di nulla. Si trasferì e dopo qualche giorno cominciò ad impazzire. Continuava a ripetere che di notte sentiva delle voci e non ne poteva più. Chiese alla Sampdoria di mandarlo in Turchia e tutto d'un tratto scappò via dall'Italia. Un'altra storia pazzesca riguarda Cristiano. Sai cosa faceva Georgina Rodriguez prima di incontrare Ronaldo? Faceva la commessa in un negozio di Gucci per 9 euro l'ora. Un giorno mentre Ronaldo stava facendo shopping, vide questa splendida ragazza e le chiese il numero. Lei non aveva mai tempo per uscire con lui a causa del lavoro. Dunque, Ronaldo le chiese di licenziarsi e inizialmente la stipendiava a $100.000 al mese. Ora lei è diventata una modella con anche un documentario su Netflix ed è ovviamente multimilionaria. Cristiano però continua comunque a pagarla ogni mese per il lavoro che fa nel crescere i suoi figli. Per questo video è tutto. Grazie mille a tutti quanti per essere arrivati fino alla fine. Ci vediamo alla prossima. Sapevi che un calciatore si è fatto espellere per salvare la vita ad un suo avversario? Nel 2012 si stava giocando una partita tra il Santander e l'Hercules. Il difensore Francis provò a colpire di testa il pallone. Sfortunatamente mancò la palla e finì sul portiere Juan Carlos. Venne colpito violentemente e rimase a terra privo di sensi per diversi minuti. Il centrocampista Ayala del Santander capì immediatamente che il portiere stava soffocando con la lingua e corse subito per salvarlo, mettendogli le dita in bocca per liberare i canali respiratori. L'arbitro interpretò il gesto come aggressione nei confronti del portiere e diede un cartellino rosso al centrocampista. Dopo qualche minuto si rese conto del suo errore, ma nel mezzo della confusione si dimenticò di annullare il cartellino rosso. Il sistema aveva già squalificato il giocatore per la partita successiva e l'arbitro chiese scusa in diretta ad Ayala, che alla fine riuscì anche a salvare il portiere.